Ne è cospite verissimo nella puntata in onda sabato 30 gennaio. Ha parlato per la prima volta del drammatico incidente alla mano dello scorso novembre. A Silvia Toffanini il cantante ha raccontato tutti i dettagli di quel giorno. Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nel migliore avrei perso i sensi. Invece ho avuto il sangue freddo di prendere l'auto e di guidare fino al pronto soccorso di Sassuolo. È un racconto drammatico quello del cantante nel salotto di Silvia Toffanin. Oggi sta meglio nonostante la riabilitazione alla mano sia soltanto appena cominciata. I ricordi dell'incidente sono ancora molto vividi. Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate, ma in particolare l'anulare è quasi saltato via il dito medio per metà. Dopo oltre 11 ore di intervento sono riusciti a salvarmi la mano, ha raccontato Neck. Un'operazione lunga e rischiosa che fortunatamente lo ha salvato, anche se ora il percorso di riabilitazione per riprendere l'uso della mano sarà lungo e faticoso. Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo. Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione,